Gianni Colacione, siamo al 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano. È l'ultima giornata, all'inizio ancora i lavori non sono iniziati, a dire il vero, di una giornata che si presenterà come un po' tutto questo congresso è stato abbastanza calda, e siamo in compagnia di Marco Maria Freddi. Marco, come pensi che sarà questa ultima giornata, in cui poi sì, chiaramente ci sarà il tema delle mozioni e delle candidature, che al momento ufficialmente non ce n'è nessuna, perché abbiamo avuto il preannuncio di Rita, ma secondo il rito, diciamo, ufficiale non c'è stata ancora. Ovviamente è oggi la giornata e quindi vedremo. Sì, come sarà? Guarda, da ieri io credo che a questo punto ci sia da aspettarsi un po' di tutto, per cui dire come sarà molto... è molto complicato pensare come sarà. No, io vorrei dire una piccola cosa che ieri non ho potuto dire nel mio intervento, perché è stata talmente sofferta che non sono riuscito a dire il mio pensiero. Ma io ti dico, quest'anno è stato un anno veramente fantastico. È stato un anno molto impegnativo per tutte le associazioni locali, e noi da Parma, con la nostra associazione Liberamente Radicale, devo dire che è stato veramente un anno fantastico, dove c'è stato veramente un grande impegno, un grande lavoro sulle strade, e abbiamo avuto veramente modo di incontrare molta gente, molto interesse. E la campagna sia di eutanasia legale che del referendum è andata veramente molto bene, e si aprono veramente prospettive molto interessanti. Secondo me la presentazione della Rosa nel Pugno in Basilicata sicuramente sarà una grande occasione, non soltanto in chiave italiana, ma io spero, me lo auguro veramente, in chiave europea, dove realmente tutta l'importanza dell'essere presenti per noi radicali risiede. Per cui spero proprio veramente che ci sia una capacità di coesione per arrivare veramente in Europa. Quindi, insomma, tu questo ponte immaginario e politico che ha pensato Marco Pannella dalla Basilicata, dalle regionali in Basilicata fino all'europea, insomma, pensi che sia possibile realizzarlo? Sì, io credo realmente che possa realizzarsi. Adesso onestamente non so, ci sono varie opzioni sul tavolo. Tu sai che c'è stato l'interessamento dell'ELDA, ma ci sono anche altre possibilità dell'ALDE, scusami, ci sono anche altre possibilità. Vediamo, io ti dico, continuo a dire sin dal primo comitato di gennaio che esiste realmente una grossa opportunità. Questa opportunità si chiama Emma Bonino, e io sono certo che riuscire a essere coesi nell'offrire all'Italia un'opportunità con Emma Bonino come a presiedere questa offerta di contenitore possa essere una grande opportunità. C'è il sistema partitico in questo momento è molto frammentato, non esiste partito o movimento che non abbia problemi interni di coesione, e credo che questo possa essere sicuramente una grossa opportunità, visto proprio che la storia ci sta dando ragione, cioè tutto quello che è base dell'analisi radicale degli ultimi 30 anni si è inevitabilmente avverato, e questo per noi deve essere un momento importante per raccogliere quel consenso che ci permetta di attuare i nostri programmi. Marco, cosa pensi relativamente, intanto avvicinati un pochino perché poi non arrivo col braccio, e come cosa pensi possa essere auspicabile per te relativamente appunto alle candidature che si realizzano nel momento in cui qualcuno ha definito votificio, ma mi sembra anche in modo abbastanza irrispettoso. È un momento di democrazia in cui tutti quanti i congressisti, cioè i militanti, sono dirigente, classe dirigente, in cui chiaramente indicano tramite elezione gli incarichi statutari. Ecco, tu cosa ti auspichi oltre a quella che diamo per scontata, la candidatura di Rita? Ma guarda, molto onestamente, perché visto che io come radicale non riesco a non dire quello che ho nel cuore, io appena ho saputo della candidatura di Rita ho preso questa come una grossa opportunità finalmente di chiudere un periodo di
inutili tensioni, dico inutili nel senso che io ancora cerco di comprendere, anche se ti dico onestamente un po' mi sono arreso, di comprendere dove fosse realmente il punto politico di rottura tra le due tra virgolette fazioni, e ho sempre visto la candidatura di Rita come la possibilità di rendere questo movimento coeso e finalmente poter in questo modo essere di supporto alle grandi sfide che verranno. Io non ho alcuna pregiudiziale, avrei onestamente preferito che Rita si presentasse al congresso e in modo molto spontaneo durante il suo intervento potesse semplicemente dire che si presentava candidata del movimento dei radicali italiani. Avrei preferito questo per metodo e non per sostanza. Rita non è in discussione, per cui questo l'avrei preferito, però va bene così, cioè non è questo il punto. Io credo che qualsiasi sia la candidatura che poi alla fine sarà ufficializzata al congresso saranno sicuramente persone di merito, per cui valuteremo quello che ci verrà offerto. Grazie a Marco Pagliafreddi, che peraltro nel movimento ha anche un incarico di responsabilità come revisore conti dell'associazione Luca Guscioni, o sbaglio? Sì, questo è vero. Sì. Nell'ultimo congresso mi è stata offerta questa opportunità e poi sono stato eletto e con piacere ho assunto questo incarico. Grazie.